Stasera io sono veramente molto contento, intanto perché inauguriamo la collaborazione con Manifattura Tabacchi, che saluto e ringrazio gli amici della Manifattura, e anche perché inauguriamo la collaborazione con Cora Media. Cora Media è la società leader che in Italia produce e inventa, scrive, produce, distribuisce podcast. Siamo molto felici stasera di ospitare gli autori di un podcast fantastico che si chiama Frigo, che avete letto, è già disponibile su Spotify. Nicolò Porcelluzzi, ben arrivato, grazie. Ivan Carozzi, gli autori di questo podcast, voglio ringraziare, perché parlerà con loro in modo molto sapiente, Francesco Disa, autore, scrittore e artista, che ringrazio tantissimo per aver accettato l'invito a dialogare con gli autori. Ricordo, è un evento, è una rassegna che si realizza nell'ambito dell'estate fiorentina, quindi grazie anche al Comune di Firenze. Ci vediamo dopo, magari per le domande, ascolteremo durante la chiacchierata anche degli estratti del podcast. Questo luogo fantastico, abbiamo anche un suono, dei suoni che ci arrivano da molte parti, da molti punti. Parliamo di suono e della importanza che ha sulla nostra biografia, si può dire così. Buona chiacchierata, buon ascolto. Grazie. Oh, buonasera, grazie a tutti e a tutte per essere qua, grazie ovviamente a Niccolò e Ivan per essere venuti a parlarci di questo podcast. Ora non so se voi avete ascoltato il podcast, se qualcuno di voi comunque conosce il tema, conosce la rivista Frigidaire, questo è già molto più probabile. Io lo consiglio assolutamente, ovviamente, se no non sarei qua, sia per la pregnanza dell'argomento, cioè la rivista Frigidaire su cui ora andremo, che per l'idea piuttosto originale, devo dire, su cui poi vi interrogerò, di fare un podcast su una rivista di fumetti per lo più. Quindi, cioè, si parla di parlare di immagini, che è una cosa che non sarebbe venuta in mente. Generalmente in podcast magari sono più letterari, insomma si resta più sul suono e sulla voce, mentre qua voi avete avuto il duro compito di descrivere le immagini, e ci siete riusciti molto bene, a mio parere. La rivista Frigidaire probabilmente la conoscete, ora lascerò che siano loro a parlarne, però posso comunque già introdurre il fatto che per chi l'ha letta, chi l'ha vissuta e anche chi l'ha incontrata più tardi, ovviamente, quindi non nel momento della pubblicazione, diciamo del fuoco più potente della pubblicazione, è credo una delle recenti avanguardie artistiche italiane più importanti e influenti. Cioè il fatto che sia fumetto, magari all'epoca poteva, diciamo, farla considerare come un'operazione pop, ma in realtà si tratta di cultura altissima. Cioè Frigidaire è una rivista dove hanno preso le mosse autori come Andrea Pazienza, come il più celebre, ma Tamburini, Liberatore, tantissimi autori di fumetto importantissimi sono nati, cresciuti e purtroppo anche a volte morti all'interno della vita di questa esplosiva rivista. Mi fa ancora più piacere presentare e parlare di una rivista che è forse appunto la più importante e interessante degli ultimi decenni, perché anch'io lavoro con una rivista, lavoro con l'Indiscreto, anche voi scrivete e lavorate, nel caso ne colloco con il Tascabile, ma anche Ivan la collabora con varie riviste, quindi è un territorio, una base di fermento culturale che ancora oggi ha da offrire e da insomma linfa a questo orrendo mondo in cui viviamo. Scusate, concludo sempre con qualcosa di cupo, ma è il mio carattere. Detto questo, io vorrei ora passare la parola a voi, se mi raccontate, giusto per rompere un po' il ghiaccio, come è nata appunto questo podcast. Appunto è un podcast che parla di fumetto, quindi è piuttosto strana come cosa. Okay, allora, ciao a tutte e a tutti, grazie per essere qui, io sono Nicolò, e allora, grazie Francesco per l'introduzione. È proprio così, nel senso, le riviste cercano di rendere meno oscuro il mondo che viviamo, no? E questo non significa cantare il mondo e basta, le sue lodi e farne le lodi eccetera, ma significa parlare soprattutto dei suoi problemi, contraddizioni, di tutto quello che non va. È vero che sia io che Ivan abbiamo a che fare con riviste, entrambi abbiamo lavorato o lavoriamo con riviste, però quello che non c'è oggi, o che c'è meno rispetto agli anni 80, 90 eccetera, è la carta. E non sarà questo un discorso nostalgico sulla carta, ma sul modo di fare rivista.
Ivan, poi magari se ci puoi raccontare cosa vuol dire lavorare per Linus, puoi spiegarci delle cose, però insomma, io per esempio che lavoro con riviste da 6-7 anni, l'ho fatto sempre in una modalità esclusivamente, chiamiamola digitale, online, con eventuali episodici, come dire, declinazioni su carta, chiamiamole, articoli che vengono stampati, però che non sono nati per quello, collaborazioni anche con quotidiani che però sembrano già ormai ragionare sul PDF, poi sono quotidiani, sono un'altra cosa. La grande fortuna che ho avuto però è stata di conoscere delle persone a Mestre, che è il paese da cui, la città da cui vengo, delle persone che tra intorno al 2008-2010, quegli anni lì, facevano una rivista che c'è ancora, che si chiama Inutile, e la facevano di carta. Così facendo mi hanno permesso di conoscere altri modelli, di vedere quanti linguaggi e modi si può tradurre una rivista, e diciamo che tra i modelli ricorrenti, io direi, io parlerei proprio di miti, proprio anche tra persone che non avevano l'inclinazione al mito, anzi, antiretorica forse un po' veneta, Frigidaire era, lo era assolutamente. Era un punto di riferimento inarrivabile per noi, ed è così, è un fatto. Quindi quello che è successo è che io da anni mi chiedevo, sapevo che volevo sapere di più di questa rivista, mi ricordo che magari quando facevo appunto Inutile a Mestre avevo comprato un numero per poi scoprire che era già il Frigidaire post 86, quindi quello, adesso polemiche a parte, quello meno interessante. Anni fa ho comprato tutto un lotto dei primi 70 numeri su eBay, e quando ho saputo che c'era la possibilità di proporre un podcast, mi sono subito lanciato, ho subito proposto una storia orale di Frigidaire, ho subito proposto a Ivan di farlo, ho chiesto a Ivan di farlo con me, perché abbiamo due percorsi diversi, due esperienze diverse, e sapevo che potevamo, beh, la scusa principale era lavorare con lui, che è una cosa che volevo fare da un po', ma soprattutto su certe cose ci compensiamo, nel senso che per quanto entrambi amanti del fumetto, Ivan ci ha lavorato davvero, e poi appunto un altro punto di forza è una chiamiamola sensibilità, una voce che pensavo potessero funzionare, e infatti insomma siamo contenti di come è venuto il podcast, ecco. Sì, che secondo me pure è venuto molto bene, le vostre voci, anche se poi siete la voce narrante, però le vostre voci autoriali si sentono e conoscendovi si intrecciano molto bene. Ora io appunto con Frigidaire è sempre un rischio, perché dai per scontato te la conoscano, ma a volte le persone non conoscono la rivista, conoscono magari gli autori come Pazienza, Tamburini eccetera, ma non la rivista, per quello che dicevi te, cioè che è un mito anche per chi come me per motivi anagrafici non è che all'uscita ero un bambino, l'ho conosciuta dopo, e quando avevo l'età dei vari protagonisti di Frigidaire e volevo fare la mia rivista sempre ciclostilata e fotocopiata, io mi rifacevo comunque mitologicamente a loro come figura. Quindi io mi chiederei di parlare, di introdurre un po' al pubblico la rivista oltre che il podcast. Vuoi dare i primi accenni? Ok, allora Frigidaire, primo numero di Frigidaire esce nell'ottobre, alla fine dell'ottobre 1980. Il fondatore si chiama Vincenzo Sparagna, che era di formazione un giornalista, un intellettuale, un militante della sinistra extraparlamentare degli anni 70, un giornalista che aveva lavorato con Paese Sera e col Manifesto, ed era stato un militante, un attivista, e veniva anche da una vita molto avventurosa, poco raccontata, e che noi in parte, soprattutto nel secondo episodio, abbiamo raccontato, le sue vicissitudini in Sud America, racconti davvero così molto avventurosi, molto, molto belle proprio letterariamente, da ricostruire. Poi, oltre a Vincenzo Sparagna, che è stato il direttore e anche un po' l'ideatore di questo progetto, oltre a lui c'era Andrea Pazienza, un fumettista, un grande artista e anche un grande scrittore, a mio avviso. Stefano Tamburini, fumettista non dotato di una grandissima mano, ma di una enorme immaginazione e poi anche di un grande talento come art director, perché Stefano Tamburini
poi sarà l'ideatore della gabbia grafica di Frigidaire e proprio il concept grafico di Frigidaire. Tanino Liberatore, che è la mano di cui Tamburini si servirà fondamentalmente per un fumetto che diventerà seminale, importantissimo a livello globale, che è Rank Xerox, che aveva debuttato su Cannibale, una rivista che è un po', insomma, un'antenata di Frigidaire, ma poi debutta a colori e con la mano e il disegno di Liberatore su Frigidaire. E poi Filippo Scozzari, altro fumettista e mente geniale e personalità scorbutica e proprio per questo molto molto affascinante. Questo è il gruppo di persone che lavorerà intorno a Frigidaire. Il progetto di Frigidaire è quello di non fare la solita rivista di fumetto come poteva esserci all'epoca, i vari Linus ed Eureka eccetera eccetera, ma di avere un'ambizione più diversa, e cioè quello di fare una rivista patinata e dove dentro questa rivista ci fossero il linguaggio del fumetto fatto da questi protagonisti, ma cercando anche altrove nel mondo il reportage, la cultura, la letteratura, il teatro, la musica. Stefano Tamburini è stato anche un musicista e sicuramente un appassionato di musica e anche un folle, pazzo, critico musicale sulle colonne Frigidaire usando uno pseudonimo. Quindi reportage, letteratura, reportage dal mondo con una rete di collaboratori sparsi in Sud America, in Asia. E poi mettendo dentro questo contenitore un tasso di follia e di veleni e di poesia che al giorno d'oggi è francamente inimmaginabile, non solo perché non esistono più le riviste di carta o sono residuali o non sono lette o non hanno più un pubblico affezionato di lettori, ma anche perché per tante ragioni è difficile consentirsi quella libertà davvero folle che il gruppo di Frigidaire si è così ha garantito a se stesso. Non so se su questo solco, Niccolò, vuoi andare avanti, ma magari raccontare un po' di cose pazze che hanno fatto il gruppo di Frigidaire o tu se vuoi. Vediamo, allora, noi abbiamo preparato anche 4 brevi estratti dal podcast. Adesso devo fare una cosa un po' spiacevole e chiedere a qualcuno, per caso non ha sentito il podcast e gli farebbe piacere sentirlo, perché se l'hanno sentito tutti non ha senso. Ok, perfetto, allora ha senso. Abbiamo fatto 6 episodi, io e Ivan, provando a concentrarci su diversi aspetti di questa vicenda. Cercherò di essere breve. Il primo è il racconto del primo numero, adesso lo chiamerebbero il numero pilota, dove una rivista cerca di presentarsi al pubblico in tutto quello che è. Infatti è un perfetto esempio, c'è la copertina dei Tamburini e tutta una serie di articoli, reportage e fumetti che già anticipano e promettono molto. Il secondo episodio è dedicato invece più a Sparagna, come diceva Ivan. Sparagna, che di Frigidaire è il direttore, e rispetto agli altri 5, forse mi sono perso Mattioli, è nominato Massimo Mattioli. Esatto, e Massimo Mattioli, il quinto dei fumettisti geni che facevano Frigidaire con Sparagna. Lui è quello più, niente, ha 7-8 anni in più, ha viaggiato di più, ha studiato di più. È un giornalista, un cronista, era sul il Ponte Garibaldi quando è stata uccisa Giorgianna Masi, era amico, più che amico, insomma conosceva persone molto attive politicamente nella Roma degli anni 70, comprese persone che scivoleranno nel terrorismo o nella lotta armata, che dir si voglia. Quindi lui li dirigeva, ma soprattutto doveva catalizzare non solo i loro talenti, ma anche cercare di contenere le loro enormi personalità, enormi ego e richieste, bisogni, esigenze normali anche per un artista. Quindi in questo estratto del secondo episodio noi cerchiamo di raccontare in cosa consistevano due anime, se si possono definire tali, di Frigidaire. Quella che ho già più o meno raccontato, cioè più politica,
più dotta, direi, di Sparagna, è quella più impulsiva, intuitiva, punk, potremmo dire, un po' la svelta, di Tamburini. Questo estratto arriva dopo che con Ivan abbiamo raccontato un'idea geniale di Sparagna. Praticamente nell'84, mi pare, per alzare la voce, per farsi sentire, per intervenire a loro modo nel conflitto sovietico in Afghanistan, Sparagna propone di mettere in piedi una falsa edizione della Stella Rossa, Krasnaya Zvezda, che è la rivista dell'esercito russo, si potrebbe dire, il quotidiano, il giornale. Quindi loro fanno un falso con la testata vera, soltanto quella, e poi una serie di articoli finti, di foto finte. In prima pagina c'è un enorme rank xerox che spezza un Kalashnikov stupendo. Allora, questa idea, cui stiamo dicendo, non è nata dal nulla, diciamo, perché Sparagna aveva ben imparato come si fanno dei falsi lavorando al male. La cosa più famosa del male, il falso più famoso, è quello che titolava, era una Repubblica, mi pare, che titolava Ugo Tognazzi al capo delle BR. Bene, adesso c'è un po' di contesto. Il male, come redazione, era diviso in due anime, che il fumettista Scozzari e altri avevano definito quella popolare e quella elitaria. Per scherzo, arrivarono anche a pubblicare due versioni dello stesso settimanale, per sottolineare la loro diversità. Per la cronaca, nelle edicole vinsero i popolari, che si presentavano con un Pertini indecapottabile disegnato da Pazienza. Ma questo scontro di visioni si allargava anche nelle pagine di Frigidaire, soprattutto tra Tamburini e Sparagna. Ci sono un paio di pagine stupende nel terzo numero, che riassumono questo conflitto. Da una parte, Sparagna insiste per pubblicare i diari di un'amica della poetessa russa Anna Akhmatova. Dall'altra, Tamburini, annoiatissimo dall'idea di Sparagna, illustra il testo con una foto che non c'entra nulla, cioè il ritratto di una modella la cui guancia è solcata da una lacrima, che poi si raccoglie in un minuscolo e delicato bicchierino di vetro. A lui non gli era venuto in mente niente, né aveva fatto la pallida delle ricerche, aveva la più minima delle ricerche, poi all'epoca non c'era internet. Ma per me Anna Akhmatova era un personaggio straordinario, enorme, ma per lui erano nulla da questo punto di vista culturale, per lui Tamburini. Insomma, però la foto, devo dire, che era suggestiva, devo dire, in fondo è andata benissimo, perché nel suo non sapere nulla, no? E nel mio, come in quel caso, sapere una parte del tutto, c'è questo punto di incontro per cui tu leggi tutto l'Akhmatova e vedi anche questa strana immagine, dice che cazzo vuol dire questo? Ecco, quel che cazzo vuol dire, o meglio, cosa sta succedendo davvero in mezzo e dietro queste pagine, è un effetto straniante che accompagna il lettore in ogni numero della rivista. Ecco, era per darvi un'idea di questi spettri, di queste due visioni del mondo, diverse visioni del mondo, che con il passare degli anni, dei numeri, si complicano, si moltiplicano e entreranno anche ovviamente in gioco delle faccende umane. Noi abbiamo provato a restituire un resoconto sobrio di queste faccende umane, non troppo gossiparo, ma anche perché non c'è molto gossip, semplicemente sono degli amici che lavorano insieme e a un certo punto la gente cresce, cambia interessi, cambia lavori, cambia esigenze e quindi piano piano il cuore di Frigidaire, la vera redazione, se possiamo chiamarla così, cambia, evolve e già si potrebbe dire nell'84-85 la rivista cambia, si fossilizza, forse si irrigidisce, diciamo, più bello, su un paio di forme, su delle questioni estetiche, diciamo che si mette meno in discussione forse, ma il lavoro comunque è molto alto qualitativamente e poi, vabbè, magari ne parleremo più avanti, arrivano due tragedie, che sono la morte di Stefano Tamburini e poi la morte di Andrea Pazienza, quindi Frigidaire, per come la si conosceva, finisce lì. Sì, l'estratto che abbiamo sentito era dal secondo episodio del podcast. Racconterei insomma un po' in ordine un po' che cosa potete trovare, potete sentire se vorrete negli episodi successivi.
siamo stati costretti a fare una selezione e ad isolare dei temi. Per esempio, nel terzo episodio abbiamo pensato di occuparci di un tema che è stato molto caro a questa rivista, il tema del carcere. Questo è un po' per la sensibilità libertaria e radicale, proprio nel senso pannelliano del termine, di Vincenzo Sparagna. Gli stava molto a cuore questa questione del carcere. E Frigidaire era distribuito gratuitamente in carcere, era letto dai carcerati, addirittura a un certo punto i carcerati scrivevano a Frigidaire, e a un certo punto Frigidaire pubblicherà per esempio un bellissimo reportage da Stammaim, se non erro, scritto da un carcerato italiano che era rinchiuso in Germania, col quale poi successivamente, quando uscirà Sparagna, insomma, si incontreranno e diventeranno, consolideranno la loro amicizia. Raccontare il carcere per noi ci ha fatto particolarmente gioco, perché a un certo punto noi ci siamo resi conto che la redazione di Frigidaire si trova in via della Penitenza a Trastevere, e incrociando una serie di testimonianze abbiamo così un sacco di persone raccontavano che mentre, insomma, c'era il lavoro di redazione, sentivano queste grida dei familiari e dei carcerati che si appostavano lì sopra Trastevere per cercare di parlare con i loro cari che stavano a Regina Coeli. Insomma, in pratica la redazione Frigidaire a due passi da Regina Coeli. Questa testimonianza che si ripeteva, di queste grida dei familiari dei detenuti che parlavano ai detenuti, ci ha molto colpito, ci è sembrata molto suggestiva, e per cui abbiamo cercato di, come dicono, insomma, un po' orrendamente a Milano, di stressare questo tema, di sfruttarlo, utilizzarlo al massimo. E per cui siamo andati a parlare di Regina Coeli con Erci Coria, che è questo rapper romano, una figura pazzesca, persona con un cervello, veramente un grande cervello, e un grande narratore, un narratore naturale. Il Cicoria, per una questione di hashish, detenzione hashish, si è fatto quasi un anno di carcere a Regina Coeli, per cui ci siamo fatti raccontare da Cicoria che cos'è quel mondo di Regina Coeli. E poi siamo stati particolarmente fortunati perché Erci Coria ricordava di aver lavorato, insomma, da ragazzino avevo lavorato in un'edicola dello zio, e per cui conosceva Frigidaire, essendo una persona attenta e ricettiva, lo aveva letto da ragazzino e amato, e poi lo stesso Cicoria ha un rapporto con le matite e ci racconta di questi disegni che lui faceva su una parete del carcere di Regina Coeli. E in modo molto brillante poi Niccolò ha trovato un altro gancio, cioè il fatto che lì a Regina Coeli, dove è passato Erci Coria, ci è passato anche Pertini, Sandro Pertini, perché insomma in quanto antifascista venne incarcerato a Regina Coeli, e Sandro Pertini è uno dei personaggi che ha attraversato l'immaginario di Frigidaire, perché come forse molti di voi ricorderanno, a Pertini Pazienza ha dedicato delle tavole, delle storie meravigliose. Sono tavole stupende, perché me ne fate venire in mente, si possono trovare ancora a Frigolandia, che è un posto di cui parliamo dopo. Diciamo, Pazienza fa il giovane, perché è giovane, fa il, come dire, la persona inclina all'uso di droghe, perché lo è, ma allo stesso tempo si ridicolizza, anzi proprio per questo si ridicolizza di fronte a Pertini, senza però innalzare Pertini a un punto inarrivabile, ma diciamo innalzandolo per le sue doti naturali di leader politico e persona carismatica. Vabbè, sono bellissime tavole, non solo Pertini, anche Saragat, quindi due Presidenti della Repubblica. Poi, vabbè, uno dei casi più, non so se definirlo cupi, però insomma ce ne sono stati tanti, però Leone Ginzburg, quindi insomma il marito di Natalia Ginzburg, il padre di Carlo, anche Novelli, l'artista, ho scoperto. Insomma,
E Regina Coeli ha una storia immensa anche per altri motivi. Sì, poi vorrei aggiungere anche un'altra cosa. In questo pezzo che noi abbiamo fatto col calcio, perché è una cosa di cui non abbiamo praticamente mai parlato, in questo pezzo che noi facciamo sul carcere andiamo a recuperare anche un'altra persona che era intervenuta su Frigidaire, di cui Frigidaire aveva pubblicato una paginata, una lettera da un carcere, e che era un fascista, un neofascista dei NAR. Noi siamo andati a recuperare questo neofascista dei NAR, ci abbiamo fatto una chiacchierata e poi gli abbiamo chiesto di leggere un pezzo della lettera che aveva scritto. Allora, questa cosa a me sembra veramente significativa, perché è significativa della ampiezza di sguardo e di sensibilità che aveva una rivista come Frigidaire, che era fatta da un gruppo di persone che arrivavano tutte dal Pazienza e Tamburini dal 77, Pazienza aveva militato in lotta continua, Sparagna in Avanguardia Operaia, insomma venivano da quel mondo lì, ma non avevano nessun, avevano questo tipo di apertura ecumenica o cosmica, non saprei come definirla, per cui dentro le pagine di Frigidaire poteva rotolarci anche un neofascista che raccontava la propria esperienza, e questo è un fatto che secondo me è ora non è così scontato avere questa un'epidermide così spugnosa. Frigidaire ce l'avevano e a me è sembrato così interessante restare in quel solco e quindi andare a cercare questo tizio che si chiama Paolo Lucci Chiarissi, e lui forse memore dell'apertura che trovò in Vincenzo Sparagna ci ha detto: ma guarda, volentieri facciamo questa cosa, tra l'altro ho studiato te, dopo il carcere mi sono messo a studiare teatro, vi leggo volentieri questa lettera che scrissi. E non solo la lettera di un neofascista, ma anche una lettera con dei, per me insomma, poetici sottotesti omoerotici, non scontata, insomma, sì, esatto. Complicata, e complicata anche dal fatto che noi da un po' da scemi, un po' per colpa della durata che diventava estesa troppo, ho dovuto ammettere che lui viveva nello stesso palazzo di Pasolini all'Eur. Suo padre andava all'assemblea di condominio, le stesse in cui la gente si lamentava di Pasolini che tirava tardi, che arrivava con la macchina, la metteva avanti al portone, insomma erano realtà più complesse di quelle che a volte magari si ricostruiscono. In questo estratto c'è un pezzettino di Cicoria, un pezzettino di Pertini, purtroppo non ci sono i richiami dal Gianicolo verso il carcere, che ci sono tuttora e si possono trovare su YouTube. E insomma, non ci sono un paio di cose, non c'è Cicoria che racconta delle matite, però insomma sono tutte cose che si trovano nel terzo episodio. Andando a colloquio con il prete si possono ottenere agevolazioni, cioè magari proprio cose spicciole all'inizio, tipo che ne so, la cioccolata, queste cose così. Allora quindi ho chiesto a mia madre di andare a portargli i pennarelli e delle matite colorate. E perché così avrei potuto spendere il mio tempo in maniera migliore. Quindi Don Vittorio, che ringrazio ancora, le ha fatte entrare. Per cui nello stesso momento in cui la gente magari all'ora d'aria si ammazzava per qualsiasi scemenza, io invece prendevo le persone e gli chiedevo di mettersi a sedere di fronte a me e farsi ritrarre. Prendevo le persone che magari avevano i tratti somatici un po' più particolari e cercavo di ridisegnarle. Il carcere in cui si è trovato Cicoria, poi, il Regina Coeli, non è un carcere qualsiasi. Durante l'occupazione tedesca di Roma è stato un centro di tortura nazifascista, dove giovani antifascisti venivano fucilati al muro di giorno in giorno, oppure venivano massacrati di botte fino alla morte, come Leone Ginzburg, il marito di Natalia Ginzburg, il padre di Carlo, tra i miracoli della nostra storia culturale. Nelle stesse celle, lungo gli stessi corridoi, aspettavano i loro ultimi giorni anche Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, che saranno però liberati in un'azione partigiana. Entrambi negli anni diventeranno presidenti della Repubblica. Pertini e Saragat uscirono dagli stessi cancelli del Cicoria, lì nel cuore di Roma, non lontano da quella che era la redazione di Frigidaire. Oppure, per i più giovani, vicino alla Scalea del Tamburino, la scalinata divenuta famosa grazie a musicisti come Carl Brave
Ketama e Franco 126. Ebbene giovani, io questo vi esorto, voi rappresentate l'avvenire del popolo italiano. Per questo avvenire che vi parla ha sacrificato la sua giovinezza in carcere. E questo io non ve lo dico con rammarico, ma con la fierezza di chi sa di essere stato scelto dal destino del suo popolo a pagare un prezzo perché le generazioni venture, perché voi giovani poteste godere di un domani che noi non abbiamo conosciuto quando eravamo giovani, perché la nostra giovinezza l'abbiamo consumata in carcere, nella rinuncia del carcere. Ed io che sono ormai al tramonto della mia vita, resterò sempre al vostro fianco finché un alito di vita mi animerà. Resterò al vostro fianco per battermi con voi, per aiutarvi, per consigliarvi. E alle vostre valide mani, giovani che mi ascoltate, noi anziani, uti cursores, consegniamo la bandiera della libertà, della giustizia sociale, della pace, perché voi la portiate sempre più avanti e sempre più in alto. No, questo io tutte le volte che sento Pertini parlare mi emoziono, perché oltre ad essere stato Sandro Pertini che risveglia così sentimenti di affetto, simpatia, perché era di una simpatia irresistibile, e poi nessuno parla più come parlava Sandro Pertini. Questo è proprio un campione di oralità estinta, perché Pertini parlava come una lapide, no? Come con quello stile di, che era debitore di stili a loro volta trapassati, risorgimentali, uno dice uti, cursores, che manco sa cosa vuol dire, però veramente parla come le lapidi, con quel tipo di enfasi retorica che è così meravigliosa. Per cui è stato veramente interessante mettere questo intarsio dentro il racconto, che invece è postmoderno, è futuristico e nulla. Grazie ragazzi, io vi ascolto con piacere, come ascoltare il podcast un'altra volta, è sempre bellissimo, infatti anche per questo lo riconsiglio. Avete detto moltissime cose interessanti, io voglio solo sottolineare velocemente, prima di passarvi la parola, quello che diceva prima Ivan, giustamente, quanto erano porosa come realtà quella di Frigidaire, che in effetti riusciva a essere estremamente scorretta e violenta in alcuni casi e accogliente verso persone che invece erano all'opposto di se stessa, e questo è un po' dovuto anche a quel concentrato infinito di talenti che c'era dentro, letterari e artistici. Io sottolineo e metto il punto anche sul quanto fossero avanguardistici da un punto di vista proprio artistico, cioè lo stesso Tamburini, che appunto non sapeva disegnare bene come gli altri, ma gli altri erano comunque tra i più grandi maestri del momento, ha fatto invenzioni come Snake Agent, in cui il fumetto era per fare velocemente, insomma fotocopiava vecchi fumetti muovendoli un po' per creare questo agente che è ambientato in una velocità della luce, insomma erano degli esperimenti molto arditi, e allo stesso tempo avevano questa attenzione per il fondo della società, proprio il vero fondo, perché tutto sommato ne erano parte, cioè erano sia i maggiori avanguardisti che i maggiori reietti, sia per motivi degli abusi di sostanze che insomma per altro. Tant'è che appunto la puntata in cui muoiono Tamburini e Pazienza mi ha commosso come un cretino, ovviamente, perché insomma amando il loro lavoro ogni volta è sempre commovente. E la rivista in sé, nel podcast si sente bene, ha anche una storia molto romanzesca effettivamente, quindi dicevo è difficile fare un podcast di una rivista di fumetti, ma la rivista stessa è un personaggio letterario. Voi avete trattato tante cose di questa rivista, il tempo ora è poco, l'invito ovviamente è sempre a ascoltare tutto il podcast, però se c'è qualche altro lato che volete, di cui volete parlare, che sia sulla rivista in sé, sulla sua vita in seguito, insomma vi ripasso tranquillamente la parola. Ma magari prima di parlare di Frigolandia, due parole su Pazienza ci potrebbero stare, insomma, che è sicuramente la persona, chiamiamolo personaggio, più famoso, più celebre di questa storia, quindi ognuno dei presenti probabilmente ha un suo ricordo con Pazienza, la prima volta che l'ha letto, però questa è stata l'occasione per approfondire, per fare ricerca, e da parte mia ho costruito un legame ancora più solido, anzi profondo, insomma, e prima non lo era, ero semplicemente un lettore di Pazienza, ma se si va a scavare o comunque a leggere,
e a ricercare sulla sua vita, viene fuori un essere umano di cui, vabbè, non riesco a dirlo meglio di così perché lo dico nel podcast, ci si innamora davvero. Allora, la cosa che ha appena detto Francesco è molto azzeccata. Pazienza è il perfetto esempio, simbolo di come Frigidaire diciamo riusciva a volare alto e scavare anche molto in basso, se vogliamo. E perché in una storia, per esempio, come Pompeo, che è l'ultimo libro, album, l'ultima storia che compone, c'è tutta la sua parabola, direi c'è la parte finale della sua parabola. Però Pazienza era perfettamente frigideriano e Frigidaire era perfettamente pazienziesca, perché si parlava di, nella rivista si parlava di, non lo so, culti eretici sconosciuti del Medio Oriente, ricerca del sacro, ricerca della vera icona. La pagina dopo avevi il reportage sulla cocaina in Colombia. Tre pagine dopo avevi l'esordio di Pentotal di Pazienza. Tre pagine dopo ancora, non lo so, avevi un'intervista di André. Si mescolavano tutti i registri, però anche compresi, insomma, i più alti e i più bassi. Non lo so, Ivan, io avrei voglia di... Okay. Sì, ho solo... due pagine dopo c'è la pubblicità con la promozione per gli abbonamenti a Frigidaire, che erano dei testi redazionali meravigliosi, che facevano ridere, erano raffinatissimi, per cui era una rivista dove in ogni suo tassello, insomma, in ogni sua parte, in ogni suo tassello c'era cura, intelligenza, ma non cura anale, precisione, l'attenzione al refuso, no, c'erano molti refusi in Frigidaire, c'era il divertimento, che è un'altra cosa, c'era la follia, la voglia di sperimentare in ogni francobollino della rivista. Poi no, l'altra osservazione proprio di un po' di metodo che mi viene da fare per invitarvi all'ascolto. Qui adesso abbiamo sentito dei frammenti, siamo all'aperto, insomma l'audio non è perfettamente intelligibile, però in questo lavoro che abbiamo fatto vi assicuro che c'è una cura del sound design, di cui si è occupato mio fratello Massimo, che è molto 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 preziosa. Per esempio, ora abbiamo ascoltato questo passaggio con su Regina Celi e Pertini. Sotto la voce di Pertini, o in anticipo sulla voce di Pertini, se l'avessi ascoltato in condizioni diverse, a casa, in cuffia, allora avreste sentito sotto montato delle voci di torture all'interno di Regina Celi, prese da un vecchio film degli anni 50, dove si raccontava quella storia, per dire. Comunque, c'è tutta una stratificazione che questa è una, così, è un'osservazione che mi viene da fare, perché la radiofonia è a 150 anni di storia, 100 anni di storia quanti sono, ora sono venuti fuori i podcast, però secondo me non c'è ancora sufficiente attenzione al suono e al sound design, ed è una parte fondamentale, specialmente quando i progetti sono così curati. E poi abbiamo cercato anche di farlo in un modo un po' diverso da come si sente, da come abitualmente sono costruiti i podcast. Sì, era una precisazione doverosa da fare, cioè, se dovessimo dividere questo lavoro, anche se non ha senso, sicuramente è fatto per un terzo da me, un terzo da Ivan, un terzo da Massimo, anche a livello proprio di idee e di non so, grammatica sonora, chiamiamola. E un'altra cosa che mi è venuta in mente mentre raccontavi è che c'è anche in questa storia una certa, cioè, parte del nostro fascino e della nostra passione, ovviamente si riversa su dei corollari di quegli anni, su quello che succedeva, ma quello che la rivista cartacea che arriva dagli anni 80 restituisce oggi è una costruzione del desiderio, potremmo chiamarla, che è ancora possibile oggi, ma non in quel modo. Nel senso, faccio degli esempi, mi spiego meglio. A un certo punto ci sono degli articoli
dei reportage scritti da giornalisti non professionisti, ma comunque abbastanza istruiti dalle scuole per poter fare un ottimo reportage, quindi non c'è bisogno di fare lauree e cose, e di traversate oceaniche. Ci sono queste persone di 25-30 anni che hanno preso sta barca in quattro e si sono fatti il giro del mondo con foto da isole con nomi sconosciuti. Ecco, c'è anche un'attenzione discreta per tutti i pulviscoli e le informazioni del mondo che tuttora ci stupiscono, quindi possiamo soltanto immaginare prima dell'uso di internet, cioè posti di cui non abbiamo mai sentito nominare il nome, cibi, persone, usanze. Tutto questo crea quel meccanismo di, non lo chiamerei di emulazione, ma quel desiderio di migliorarsi e di rivoluzionarsi, di trovare la rivoluzione, diciamo, nella propria vita, e questo ci piace. A un certo punto abbiamo conosciuto, attraverso i mezzi, diciamo, tecnologici, Amy Fontana, che era la compagna di Stefano Tamburini. Sono lasciati qualche anno prima della morte di Tamburini. Poi lei negli anni, insomma, ha fatto tante cose, ha fatto la curatrice, critica dell'arte, e maestra di yoga, e vive in California. E soltanto parlandoci abbiamo scoperto quanto la sua figura fosse un perfetto riassunto, un tratto di unione tra pazienza e tamburini. Adesso lo dice lei. C'è una cosa che non sapevo, e cioè che Amy, ancora prima di incontrare Stefano, è stata amica di Andrea Pazienza, che ha conosciuto sulla spiaggia di San Menaio. Siamo incominciati a frequentare con Andrea sulla spiaggia di San Menaio, sul Gargano, quando io avevo 13-14 anni e lui 18-19. Andrea era molto carismatico già da allora. Noi osservavamo l'evoluzione della sua carriera, disegnava molto bene, eccetera. Poi un po' di anni dopo mi disse che aveva iniziato a lavorare al Male. Ero ancora al liceo, credo. Decisi in maniera lucida di fare questa telefonata ad Andrea nella redazione del Male. C'avevo questo foglietto appallottato dall'estate, ce l'avevo nella giacca. Mi ricordo che andai a chiedere un gettone al bar di Largo Argentina e poi mi feci coraggio e telefonai. Era strano, c'era la consapevolezza che quella telefonata avrebbe cambiato la mia vita. Mi ricordo che timidamente chiesi: posso parlare con Andrea? Mi ricordo molto bene la redazione, la prima impressione che mi fece, tutte le persone, soprattutto maschi, era pieno di maschi, c'erano pochissime donne, e questo mi saltò subito all'occhio. C'erano tutti così che alzavano gli occhi dalle tavole di disegno per sguardarmi, un po' sbavosi anche così. E però fui felicissima di vedere Andrea, e da lì iniziai a frequentare più o meno regolarmente, a frequentare la redazione del Male. E lì un giorno vidi Stefano per la prima volta. Fu un po' un colpo di fulmine, una cosa un po' a prima vista in un certo senso. Nel senso che fui molto subito attratta da lui, anche fisicamente, perché c'aveva questi occhi incredibilmente intelligenti. C'era veramente come un sparkle, come si dice in inglese, una scintilla negli occhi. Anche questa figura un po' pasoliniana che aveva lui come aspetto fisico, con questi capelli ricci, neri. Andammo di nuovo insieme, mano nella mano, questa volta nella redazione del Male. Andrea stava al piano di sopra, in questo stanzino piccolo, col tavolo tutto pieno incasinato di pennarelli, eccetera. E quando entrammo e dicevamo: Andrea, ti dobbiamo dire una cosa, gli disse: cosa? Siamo insieme, ci siamo fidanzati. E Andrea fece un balzo gigantesco, perché balzava, no? Come un felino. Balzò e tutti i pennarelli all'aria, e cominciò a urlare: questa è una questione molecolare, una questione cellulare. Sono, si ricordo, così era veramente fuori di sé dalla gioia. Una caratteristica del podcast che è molto interessante sono proprio anche le testimonianze che avete raccolto, perché a parte alcuni sfortunati casi legati per lo più appunto all'eroina, ci sono tantissime persone viventi che conoscono e possono parlare quindi ricostruire dalla viva voce le storie diventa molto più interessante. Anche per questo poi ha più una potenza emotiva anche in chi non era contemporaneo all'epoca,
ma ha letto solo la rivista, e sentire le voci di chi magari l'ha fatta, l'ha vissuta o ha circondato autori e autrici è particolarmente toccante. Prima di ripassarvi la parola, però, vorrei provare, perché ci provo sempre un po' in anticipo, non si sa mai, a buttare il gettone domanda nel pubblico. Nel senso, se qualche persona tra voi vuole fare una domanda, questo è il momento adatto, o meglio, il momento adatto è mentre io continuo a dilungarmi nel dirvi che è il momento adatto, però è una cosa che non farò in eterno, lo farò solo per far vincere la timidezza di qualcuno. Sì, ne approfitto anche per dare un po' il gancio per parlare di Frigolandia, perché secondo me il podcast è veramente un lavoro importante, perché è fatto bene. La stratificazione di cui parlavano prima Ivan Niccolò rispecchia un po' la stratificazione che aveva la rivista, per quello che ne conosco, perché io sono un po' più giovane, quindi non l'ho vista mai fisicamente, però ho avuto un po' l'opportunità di vederla su internet, eccetera. E mi sembra un modo intelligente di agire. Però ecco, a fronte dell'importanza della rivista, come spesso accade in questo paese, poi ci troviamo davanti a una situazione come quella di Frigolandia, che, se ho ben capito quello che è successo ultimamente, è stata sfrattata praticamente, con Sparagna, che in un altro paese forse, beh, chiaro, è difficile perché la personalità è un po' quella che è, però in un altro paese magari sarebbe difeso in qualche modo, e invece qui viene trattato come se fosse una persona qualunque. La seconda puntata del podcast, secondo me, restituisce un'immagine preziosa, e lo dico proprio da una persona che non ha vissuto quelle cose in diretta, però diciamo così, sono riuscito a intuire quanto questa cosa fosse grande. Poi e chiudo, c'è stata anche quando è uscito il podcast, mi ricordo, c'è stata l'intervista al padre, o comunque era stata ripresa l'intervista al padre di Sparagna, che era un altro personaggio abbastanza particolare, che tra l'altro aveva questa casa magnifica a pochi chilometri dal posto in cui vengo, che è il Basso Lazio, e di cui io non avevo mai sentito parlare, che è una cosa che mi ha colpito, perché per quanto possa io essere, diciamo così, all'oscuro di alcune cose, cerco di informarmi, penso anche di avere delle amicizie giuste per quello che può valere, però è incredibile che io non avessi mai sentito parlare di questa cosa. Quindi la domanda dove è... sei tu, Gaeta? Esatto, di Itri, a pochi chilometri da Minturno, insomma, dove c'era questa casa, che tra l'altro sarebbe bellissimo poter vedere, ma se mi ricordo bene è privata. Comunque, la domanda è questa, cioè come si risolve questa contraddizione tra l'importanza incommensurabile della rivista e la fine che poi fanno, che mi ha ricordato un po' la fine di Franco Scaldati, Palermo, insomma, no? Che poi tutto il patrimonio è stato, se non ricordo male, adesso è a Bologna, ma per mesi, per anni a Palermo non sono riusciti a trovare una casa per queste cose qui. Vabbè, faccio un po' un riassunto a beneficio magari delle persone. Nella sesta puntata noi parleremo del presente di questa storia. Il presente di questa storia si riassume nella parola Frigolandia, ovvero Vincenzo Sparagna e tutto l'archivio di Frigidaire e del Male si trova in Umbria, in questa ex colonia fascista, su una collina, su Monte Martani, vicino a un paesino che si chiama Giano dell'Umbria, ed è una situazione veramente, veramente molto isolata, e dove non c'è assolutamente nulla. L'unica cosa che c'è è questo flusso così un po' sparuto ma costante di persone che vanno a trovare Vincenzo, perché sono lettori vecchi e nuovi lettori della rivista, e per le iniziative che ogni tanto Vincenzo, compatibilmente con i suoi limiti e la sua età, riesce a organizzare di tanto in tanto. Questa situazione era stata messa a disposizione da un sindaco di Giano dell'Umbria, DS se non credo, nel 2006-2007, per cui disse: guarda, c'è questa struttura, è lì a marcire, ci vuoi venire tu con il tuo archivio e facciamo così, creiamo questo luogo utopico, ovviamente in uno spirito un po' scanzonato di Sparagna, l'ha chiamato Frigolandia, la Repubblica della, non mi ricordo. L'unica Repubblica Marinara di Montagna, Harem della Fantasia, esatto. Altre cose. Questo spirito un po' così dadaista. Con tante si può fare il passaporto, cosa che noi abbiamo fatto, e così via.
le cose sono politicamente sono cambiate, sono cambiate le giunte in Umbria, sono cambiate in Toscana, sono cambiate nella mia città Massa, e sono andate al governo altre forze politiche con altre visioni del mondo e anche portatrici sarebbe molto benvenuto una specie di realismo politico che ti porta anche a trattare, avere a che fare con esperienze che sono magari distanti dal tuo mondo, però di cui riconosci un valore. No, queste forze politiche purtroppo sono portatrici di rancore e di uno spirito di vendetta indiscriminato. Per cui Vincenzo Sparagna e questo luogo ora sono in un momento di sospensione, però probabilmente se ne dovranno andare. Questo significa che una persona che ha 75-76 anni, che si ritrova all'improvviso senza un tetto, e questo archivio preziosissimo, importantissimo, di cui non si sa che fine farà. Sparagna ha un piano B a Foligno, però forse non è capace di contenere proprio fisicamente tutto l'archivio. Un pezzo dell'archivio è stato acquistato da Yale, perché dall'università di Yale, perché l'università di Yale c'è come in altre università, Amsterdam, altre università americane, c'è un grande interesse verso la controcultura continentale europea e specialmente italiana, perché in Italia tra il 69, l'81, 82, 83 abbiamo prodotto una quantità pazzesca di letteratura, immaginazione, creatività, design, cose meravigliose e che giustamente sono riconosciute. In Italia non c'è questo tipo di attenzione. I motivi sono tanti, è l'impotenza della politica, l'incapacità. Allora, tu mi chiedi come risolvere questa cosa. Io non lo so, proprio negli ultimi minuti di questo podcast, non faccio spoiler e anticipazioni, però insomma abbiamo immaginato in modo un po' fatalistico che questo patrimonio sia destinato a una dispersione, e noi ci auguriamo che possa concimare e che disperdendosi possa comunque restare fertile come un pulviscolo che si deposita, però sono un po' scettico che qualcuno, a meno che non sia un privato illuminato che riesce a sostituirsi alla politica e alle istituzioni, sono molto scettico che questo patrimonio possa essere salvato. E scusa Nico, nell'ultima puntata c'è un'intervista al sindaco Reggiano dell'Umbria. Abbiamo chiesto, insomma, lui ci ha spiegato, credo insegna all'università, è assistente di diritto amministrativo, per cui per filo e per segno, in un modo terribilmente noioso, ci ha spiegato perché l'amministrazione può fare questa cosa. Ok, tu puoi fare questa cosa, ma dal punto di vista politico, ideale, di tua sensibilità, questa roba deve sparire, disperdersi, o la vuoi salvare? Cosa ci vuoi fare lì dentro? Lui ci ha detto, ma dei giardini dove bambini e anziani possono incontrarsi. Non ci sono bambini e anziani a Giano dell'Umbria. Giano dell'Umbria è un paese fantasma, morto. Vabbè, mi fermo. Sì, non c'è molto da aggiungere. La soluzione pratica di quella contraddizione di cui parli tu, la soluzione pratica passa per i soldi, e viviamo in un paese povero, quindi ci vuole il miliardario alla Dickens. Invece la contraddizione più, chiamiamola, esistenziale, per me non c'è soluzione se non incarnare noi stessi, cioè se abbiamo il privilegio, la possibilità di raccontare, scrivere, fare queste cose qui, di portare avanti una cellula di quella materia di cui parliamo nell'ultima puntata, la materia di Frigidaire. Sì, mi fermerei qui. Io volevo semplicemente sottolineare la questione che ha detto Ivan, perché secondo me è molto importante, sul rancore politico e ideologico, perché Frigidaire è chiaramente una rivista che ha vissuto un humus di controcultura e di estrema sinistra.
Una persona colta di destra non può non riconoscere il valore artistico anche a distanza di decenni, però effettivamente io conosco molte persone colte di destra, ora chiaramente non faccio nomi, che se gli dico pazienza o cose del genere dicono, pur di non dire non mi piace perché non riuscirebbe a difendere, dico di non averlo letto. Effettivamente dimostra un po' questa atmosfera di, mentre una collezione come quella di Frigolandia dovrebbe stare all'Oxac di Parma o in altre realtà museali che raccolgono anche il disegno, insomma, analogo. Detto questo, ora sono le, non so quanto tempo abbiamo, io se c'è, forse se c'è ecco, ancora un'altra domanda esatto, la prendiamo. In realtà non è una domanda, solo una breve testimonianza, nel senso, io sono umbro di Perugia e sì, confermo, a Giano dell'Umbria non ci sono bambini, e la cosa però, ecco, non facciamo passare questi politici come dei semplici ingenui o come dei rancorosi nei confronti della cultura, perché in realtà loro di Frigidaire secondo me non ne sanno veramente niente, sono solo persone secondo me in malafede che stanno distribuendo appalti pubblici, di soldi pubblici, questi giardini non vedranno mai la luce, loro daranno dei soldi ai loro collaboratori, insomma più o meno manifesti, e che inizieranno i lavori, stanzieranno i lavori, ma quello rimarrà un cantiere perpetuo, quindi mi fa, cioè, perché questa è la situazione in Umbria, sostanzialmente è una regione dove le forze politiche si stanno spartendo quello che è rimasto, è veramente triste. Cosa si può fare? Dare tutto il supporto possibile, ora Frigidaire è aperto appunto, cioè da tempo, però insomma c'è un IBAN dove si possono fare delle donazioni, io penso che voi lo diciate nel podcast, ancora non l'ho ascoltato, però ecco, ci tenevo insomma a riportarlo, che ancora qualcosa secondo me si può fare. Noi in Umbria ci siamo organizzati per quello che potevamo, per tenere alta la situazione, e per quanti pochi siamo in realtà, pochi giovani che rimangono, sono molto felice comunque che abbiate fatto il podcast e volevo ringraziarvi, perché quella realtà è proprio bella. Se rimarrà, vi invito, ma anche adesso magari, a contattare proprio Vincenzo, che è una persona estremamente cordiale e pronto ad aprirvi le porte di quel posto, e in quel posto proprio si respira un'aria di casa, e questa è la cosa bella, che è verissimo. Volevo solo lasciarvi questo. Grazie veramente. No, non ho niente da aggiungere, hai detto tutto tu. L'unica cosa, il rancore in quel caso è così radicato, è così basato su pregiudizi e illogico, che quindi lui ci ha risposto proprio che non legge fumetti, che non legge, non sa un cazzo, non sa niente di niente. Sì, esatto. Sì, siamo poi loro hanno, l'anno scorso è passata Cicciolina, perché è una vecchia amica di Sparagna, poi Cicciolina è stata intervistata a Sparagna su Frigidaire. Loro hanno visto Cicciolina e sono andate fuori di testa. Cioè, ma non in senso buono, in senso... Sì, ultima cosa, forse veramente siamo stati gentili con Giano e dobbiamo esserlo, ma è un paese morto. È una località, una frazione di un comune più grosso, che ha della vita in un paese che si chiama Bastardo, e a Giano non c'è niente, quindi... Lì è proprio, si parla di tokenismo politico, di giochi, di potere piccolino, tra l'altro, come potere. Tutto qua. Francesco, abbiamo solo un intervento ultimo qui, vai. Veloce. Sì, velocissimo. No, intanto complimenti per la trasmissione, che è un lavoro molto, molto bello, che ho apprezzato tantissimo. E tra l'altro, vabbè, siamo reduci noi a Pisa da un invito a Sparagna. A maggio abbiamo fatto una 10 giorni di iniziative e di mostra con vari materiali, quindi invito comunque tutte le varie realtà interessate al cantiere San Bernardo di Pisa, sì, che è un posto soggetto come Frigolandia, ecco, sostanzialmente alle temperie politiche della nostra disgraziata città, insomma, come tante, e però resiste. E quindi niente, un invito a tutti coloro che hanno anche un piccolo spazio, anche una mostra. Sparagna se ne è parlato in termini appunto di grande intellettuale, è una cosa che io non conoscevo. Beh, conoscevo, sono abbastanza vecchio, conoscevo un po' Frigidaire, ma ecco, la personalità di Sparagna
è un grande, è un intellettuale di una levatura enorme. Se ti si mette a parlare, ti tiene 2 ore e ti racconta il mondo e te sei lì con la bocca aperta. Quindi giustamente dite che dovrebbero stare l'archivio dovrebbe essere valorizzato, che questa persona dovrebbe essere, del resto siamo in Italia, no? Quindi però forse si dovrà anche ricominciare a ripartire da qualche parte. Per questo il mio invito è appunto a valorizzare questa esperienza, che è un'esperienza incredibile. L'avete detto, mi fermo. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Grazie mille. Io a questo punto ringrazio Nicola Porcelluzzi, ringrazio Ivan Carozzi per averci portato un po' di Frigidaire e per aver fatto il loro blog, il podcast.